Cogliere le potenzialità a livello territoriale e urbano per incentivare l'insediamento di nuove attività produttive. È l'obiettivo del progetto 30 Metro, al quale lavora la città metropolitana di Torino in collaborazione con la Fondazione LINCS, Confindustria Piemonte e il Consorzio per gli insediamenti produttivi del Canavese. Reputo fondamentale che la politica debba ormai occuparsi del recupero e della riallocazione di queste realtà che possono essere anche un volano per la crescita e lo sviluppo economico del nostro territorio. Abbiamo fatto questa sorta di progetto che nasce da una mia idea, che si basa su criteriologia tecnico-scientifica e valuta i siti in base a determinati punteggi ed indici di competitività che sono stati attribuiti senza nessun accordo politico, ma che vogliono portare sul nostro territorio investimenti seri e che possano restare nel tempo e soprattutto inserirsi in un contesto produttivo valido. Per fare il punto sull'iniziativa, lanciata esattamente un anno fa, si è svolto il 10 luglio a Torino un seminario presso la sede della città metropolitana. Al centro delle attività la mappatura delle aree industriali dismesse, 130 in tutto, di dimensioni superiori ai 5.000 metri quadrati. Di queste ne verranno selezionate 30, dotate delle caratteristiche di maggiore attrattività, da proporre a potenziali investitori. Un progetto che vede la Fondazione LINCS nel pieno della propria mission come elemento di importante trasferimento tecnologico, di innovazione sul territorio e di impatto sul tessuto sociale, con l'utilizzo di piattaforme proprie, di strumenti sviluppati al nostro interno, abbiamo dato un contributo nell'analisi delle aree dismesse e nella possibile riqualificazione di queste aree. Un'operazione di promozione, quella di 30 metro, portata avanti anche attraverso la produzione di materiali tradotti in inglese, cinese e russo. Legata al progetto, a disposizione del mondo imprenditoriale, è stata allestita una piattaforma web georeferenziata. Da un lato si cerca di promuovere il risparmio di consumo di suolo, dall'altro però si vuole anche cercare di capire quali potrebbero essere eventualmente le misure da promuovere da parte delle istituzioni pubbliche a sostegno di iniziative di natura imprenditoriale che consentano di rendere più competitive queste aree rispetto al fatto di utilizzare aree agricole da trasformare ad uso industriale.